Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova bellissima puntata di Dalla parte degli animali. E dico bellissima perché sarà veramente così, quindi mettetevi comodi sul divano, prendete il vostro cane, il vostro gatto e rimanete incollati davanti alla televisione, perché vi parlerò di Spillo, questo cucciolino meraviglioso con i suoi due fratellini, e vi daremo tutte le indicazioni per adottarli, vi racconteremo la loro storia, ma non voglio anticiparvi niente. Poi ci saranno dei quattro zampe meravigliosi con delle storie commoventi, vi faremo divertire. Ma prima di tutto lasciatemi ringraziare i nostri telespettatori. Anche la scorsa settimana eravate tantissimi. La nostra è una comunità, la comunità degli animalisti. Gli animalisti sono le persone che amano gli animali, che hanno un grande cuore e lo aprono a chi come loro è bisognoso di aiuto e non ha nemmeno la voce per chiederlo. E quindi, amici, partiamo subito con la prima adozione, spostandoci a Brescia, dove vi presento una cagnolona deliziosa. Non vi dico di più, andiamo a conoscerla. Io sono Flavio e lei è Carlotta, ha 2 anni e mezzo, quindi è un cane molto giovane, un pochino timida, ma perché ha una storia un po' brutta. È stata portata in un canile da un cacciatore, probabilmente anche subito dei maltrattamenti. E in questo canile però viveva sempre dentro il box, quindi non ha avuto modo di vivere libera. È con noi da ormai 2 mesi, ha iniziato a relazionarsi con gli altri cani, con noi volontari. Adesso è pronta per entrare in una famiglia, chiamateci per adottare Carlotta. Non perdere la voglia di volare, perché l'amore è amore impossibile. Quando non riesci a inseguire l'irraggiungibile, senso di libertà, oltre le stelle e il cielo che è nascosto sul fondo dell'anima. Carlottina, ma che amore sei con quelle orecchione, quel musetto. E poi io adoro i cagnoloni color biscotto. E poi vedete, amici, è un po' timidina, è dolce dolce, tenera tenera, proprio come te. Ma vuoi stare fermo? Perché di te, piccolina, ci occuperemo dopo. Sì, grazie dei baci, sono molto apprezzati, sì sì. Ma adesso dobbiamo fare adottare Carlotta. Non mangiare i miei capelli e concentrati, perché dobbiamo dare subito il numero del canile di Brescia: 348 8926 600. Oppure, come al solito, potete scrivere a portami a casa @dallapartedegliani.it e la nostra adorabile Carlotta troverà casa. Anch'io ho una Carlotta, peraltro, devo dirvi. È grigia, cicciona, dolce dolce, coccolona, proprio come sarà la vostra nuova compagna di vita. Allora, piccolina, adesso noi dobbiamo parlare con i nostri telespettatori e dobbiamo spiegargli una cosa importante. Adottare un cagnolino dal rifugio, dal canile, un cagnolino abbandonato, proprio come ad esempio sono anche loro, è un gesto nobile, alto, che vi riempirà di orgoglio. E sarà ancor più così se questo cane sarà un cane che ha vissuto delle problematiche, che ha un passato difficile e che non è il primo che quando entri nel rifugio ti incanta, guardi e ti affascina, ma che però ha tanto tanto affetto da darti. E per questa ragione voglio mostrarvi questo servizio che gli amici di Cesena hanno realizzato con noi. Tutto è cominciato nell'estate dell'anno scorso. Volevamo cercare una compagna per Pablo e abbiamo girato qualche canile e poi ci siamo fermati nel canile di Cesena. Acqua opera nel canile comunale di Cesena dal 1995. I nostri cani entrano in canile e fanno dei percorsi specifici su quella che è una situazione di educazione e soprattutto sulla possibilità di essere adottati nel migliore dei modi. Abbiamo operatori preparati e formati a questo lavoro e la cosa molto bella è che il percorso viene fatto anche con gli adottanti per creare una sorta di affinità tra quello che sarà l'adottante e l'animale. Ci hanno fatto entrare in questa area chiusa, ci hanno fatto sedere per terra. In fondo a questa area è comparsa Mariangela e per me, quando l'ho vista la prima, mi commuovo pure.
E non so, per me è stato subito un amore a prima vista. C'erano diversi cani, poi dopo lei, la Mariangela, ha scelto il suo compagno. È una cagnona che ha avuto un po' di problemi da piccola e adesso ha ancora difficoltà a rapportarsi con gli umani. Mari, seduta. Brava, bravissima. Ci ho messo una settimana a forza di booster per riuscire la prima volta a carezzarla. È arrivata credo a un metro, io allungavo la mia mano e da lì ho detto ma forse si può fare qualcosa. Bravissimi. È stata una conquista quando lei dopo un po' di tempo si è stesa per terra e si è fatta carezzare la pancia. È stata una soddisfazione enorme. Penso che un cane debba stare in una famiglia, non in un canile chiuso. E ho pensato che potevamo, non so, esserci utili a vicenda. Adesso è un, per me è uno spettacolo vivere con lei. Fra l'altro abbiamo fatto qualche esercizio. Seduta. Il gioco del piede quando lei deve venire e mettersi di lato a sedere. Come dico, è stata una conquista. Prima lei ha conquistato me e poi adesso io mi sento conquistato. Diciamo che si è ambientata secondo me anche abbastanza velocemente. Ha imparato quasi da subito a aprirsi le porte, che il nostro cane dopo 10 anni non ci aveva mai pensato. E si avvicina, scodinza, la vuole, cerca la mano perché tu la accarezzi. Delle piccole cose, per carità, però che rendono la vita anche più bella. Grazie Roberta che ti sei occupata di Mariangela e grazie Daniele ed Elisabetta che l'avete adottata. Io credo che sia davvero un gesto importante. Questa cagnolina aveva paura di tutto, ma ora nel suo musetto si legge la felicità, perché è così, anche i cani sorridono, amici. E la felicità e la serenità è anche quella che si legge nel musetto del protagonista del prossimo servizio, un quattro zampe meraviglioso salvato da una signorina che si chiama proprio come me, Michela. Ciao ragazzi, sono Michela e lui è Rabbit, il nostro piccolo coniglio. Rabbit è stato trovato in un parco abbandonato, era tutto bagnato e triste, non sapevamo cosa fare. A un certo punto abbiamo chiesto se fosse scappato a qualcuno. E invece nulla. Allora abbiamo deciso di portarla a casa. L'abbiamo asciugato, curato, e abbiamo fatto iniziare a fare tante coccole. E lui ormai fa parte della nostra famiglia da un anno e mezzo. È un animaletto dolcissimo, coccolone, è affettuoso, gli piace giocare, gli piace essere coccolato. E oltretutto gioca anche col suo fedele amico, che è il cane di casa. Leon, vieni qui, eccolo qui. Giocano insieme, si fanno le coccole, in casa è completamente libero, noi siamo contro gli animali in gabbia, siamo affezionati, gli vogliamo tantissimo bene. Mi raccomando ragazzi, l'importante è salvarli. Quando incontrate qualche animale in difficoltà o che ha problemi o ferito, mi raccomando, salvateli. Saluta, un bacio da Rabbit e da noi, noi tutti. E diamo il benvenuto oggi nel nostro bellissimo studio all'aria aperta alla squadra di flyball di Settimo Torinese e al loro coach Gianfranco. Grazie. Buongiorno, benvenuti, ci presenti intanto i componenti di questa nutrita squadra. Con la mia destra c'è Gabriella, con Sam, Border Collie, e Abby, Parson Russell Terrier. Poi ci sono i miei cani, Angel, anche lei Border Collie, e Iris, sua nipote. Alla mia sinistra c'è Elisa, anche lei con due cani, Furi la prima e Amélie quella rossa. Poi alla sinistra di Elisa abbiamo Roberto con Punky e davanti a noi abbiamo Grazia con Edi e Damiano con Anastasia.
E Nami, che era nascosta qui, Tsunami. Ma mi hanno detto che queste due cagnoline sono anche campionesse, lei in particolare campionessa sì, di Angel Francia. È stata campionessa di Francia nel 2012 e nel 2013, adesso ha 10 anni. E questa sarà la squadra che rappresenterà l'Italia nei prossimi campionati sì, del mondo. Non la sola, ma diciamo attualmente è la squadra italiana più forte. E lei mi deve scusare se io non mi alzo, ma coccolare questa cagnina è un qualcosa di bellissimo. E intanto che io la coccolo, lei invece mi racconti in che cosa consiste il flyball. Allora, il flyball è uno sport nel quale due squadre si affrontano su due percorsi paralleli, fatti nello stesso modo. I percorsi sono costituiti da 4 salti bassi e stretti e una pedana. Il primo carne della squadra parte attraverso una linea di partenza, salta i 4 salti bassi, preme sulla pedana che rilascia una pallina, che il cane prende al volo, da cui il nome flyball, ritorna sui salti con la pallina in bocca, quando è uscito il cane successivo della squadra ripete lo stesso percorso. Vanno ad una velocità notevole e naturalmente è un problema di velocità e di precisione nel conduttore che deve lasciare il cane nel momento giusto e naturalmente vince la squadra che termina per prima senza errori. È uno sport per tutti il flyball? Assolutamente sì, sì. È aperto a tutte le razze, compresi gli incroci, i meticci. E loro si divertono? Assolutamente sì, loro adorano la pallina, adorano giocare, adorano stare in gruppo, ormai sono una squadra, si conoscono perfettamente. Non si patiscono assolutamente a vicenda. E questa, vedete amici, che cosa meravigliosa. Con i nostri cani noi possiamo fare tantissime cose e non vogliamo separarcene mai. E mentre io saluto e ringrazio per essere stati con noi i componenti della squadra di flyball di Settimo Torinese, insieme a questo angelo, perché lei si chiama Angel veramente, che è molto molto bella e coccolosa, io voglio presentarvi il prossimo servizio. Sai cosa abbiamo fatto, Angel? Abbiamo chiesto agli italiani se secondo loro sia giusto che i cagnolini come te possano andare in ospedale a trovare i loro proprietari quando si trovano ricoverati. L'ospedale è sempre, come dire, un luogo particolare, no? Dal punto di vista appunto della salute, quindi Non vedo particolari problemi purché questo venga fatto secondo delle regole precise. No, sono d'accordo, è una cosa bella. Anni fa lavoravo a Londra in studio dentistico dove si faceva pet therapy. Si usava il gatto per calmare pazienti con problemi. Per me no, perché in ospedale dove c'è l'ammalato, il padrone del cane, ci sono anche gli altri ammalati e non tutti... Non a tutti va bene. Il cane serve per aiutare chi è in ospedale a essere un po' più sollevato. In ospedale no, il cane, secondo me, dappertutto, ma non in ospedale. Penso che ci siano problemi più gravi, con tutto il rispetto per gli animali. Se questo può complicare la vita al personale medico, direi di no. Sembra ottimo perché oggi i malati sono molto soli. Certo, sono d'accordo, come no? L'animale è come figlio, diventa una cosa di famiglia, perciò è giusto che sia con i cari, con i propri cari. Amiamo tutti gli animali e sono sicuramente un aiuto per chi sta male, però effettivamente negli ospedali ci possono essere problemi particolari. Gli animali mandano tanto amore, tante buone vibrazioni, direi anche sentimenti. E ora, amici, rimanete con noi qualche istante di pubblicità e torneremo subito con le immagini del micio di un personaggio della televisione molto, molto popolare e molto amato. Eccoci di nuovo insieme, amici, con la nostra bellissima puntata di Dalla parte degli animali e con i miei bimbi deliziosi. Guardate, sono così piccoli che questa bandana gli fa da vestitino. E io so che Vittorio, Stella e Leonardo, i miei 3 bimbi, perché io, che si sappia, sono mamma ben 3 volte, se ne saranno già innamorati e stasera mi diranno: mamma, adottiamoli noi. Ma non si può, perché noi abbiamo già 14 cani, 31 gatti, 1 cavallo, 2 pony, 7 capre, 3 pecore, vado avanti, 2 daini, 2 maialini, 2 paperelle, 2 asini, abbiamo non so quanti piccioni. Bimbi, non si può.
questi cucciolini andranno in un'altra casa, mentre noi adesso conosciamo un amico a due zampe che si trova nel rifugio di Milano e che cerca casa, molto molto particolare, non vi dico di più. Lui è Rob, è un gallo della razza Moroseta, è stato salvato da un allevamento intensivo. Quando l'ho trovato era messo veramente male, quindi abbiamo dovuto fare delle medicazioni e piano piano comunque si è riuscito a riprendere bene. Avere un gallo come amico è senz'altro una cosa molto particolare, anche loro danno molte soddisfazioni. Ma insomma, perché un gallo non può essere il nostro migliore amico? E poi guardate che non è che per forza è necessario avere un pollaio per adottare Rob, perché comunque si può adattare anche in altre situazioni. E vedete come questa garbata e deliziosa volontaria lo accarezza? È coccolone, perché tutti gli animali ci sanno dare tanto amore e tanto affetto e hanno gli stessi diritti. Il primo loro diritto è quello della vita, ricordatevelo, per cui non mangiateli, e il diritto di vedere rispettato quello che sono le loro caratteristiche etologiche e di finire la loro vita tra le coccole e l'amore di una famiglia. Quindi adottate Rob, telefonate subito al rifugio al numero 347-0064-885, oppure come al solito scrivete a portamiacasa@dallapartedegliani.it. E ora, da un galletto super affascinante, passiamo a Filippo. Lo sapete, bimbi, chi è Filippo? Non lo sapete, ve lo dico io. È un micione grigio delizioso che ha la fortuna di vivere con un papà molto amato e molto noto che lo adora. Andiamo a scoprire di chi si tratta. Io sono Filippo, sono un gatto certosino di 6 anni. Sto bene, non posso dire di no. Ci sono persone che si occupano di me. Topi non se ne vedono. Il mio padrone è, sì, il suo padrone sono io. Filippo è un po' mi somiglia, un po' no. Ama stare possibilmente al caldo, ama dormire, vuole giocare se ha voglia di giocare, se no no. Quando, come adesso, muove la coda, vuol dire che si sta rompendo le scatole. E io non ho la coda, se no la muoverei anch'io. Quella non è un animale, è una telecamera, una camera a mano. Tu preferiresti un sorcio a mano, di la verità. L'animale come essere vivente è un portafortuna. Io colleziono tartarughe finte. Ma io vivrei con a casa 5 scimmie e una decina di pinguini, e così vivrei bene, ecco. Mi sono andato a casa perché non lo posso portare a casa perché ho 2 cani e quindi sto molto più con lui che con i 2 cani, perché sto tutto il giorno qua e lui pure, ecco. Non posso pensare di vedere questo ufficio senza di lui, ecco. Posso pensare di vederlo senza alcuni dipendenti, ma non senza di lui. Un amico per Filippo potrebbe essere un topo, perché ci giocherebbe un po', eh. Anche gli uccelletti, a primavera, lui si mette dietro una finestra, così dove ci sono gli uccelletti, però è un'operazione di frustrazione, perché sa che ne può prendere, quindi ecco. Caro Filippo, io ti consiglio di non firmare la liberatoria e di farti pagare, magari in cibo. Questi sono croccantini, frutto della tua prestazione, capito? Portateli via, li mangi domani, dai. Io credo di natura di essere più cane che gatto, però certo lui mi ha fatto conoscere cosa sono i gatti e la straordinarietà dei gatti. Hanno chiesto di fare sta cosa, non l'hai fatta mai, ecco, bravo, dai. Che cos'è, un pesce, che è un topo, che roba? Quindi, sai che facciamo? Diciamo arrivederci, state bene.
Ciao Maurizio, ti vogliamo tanto bene, io sono onorata di avere la tua amicizia e ora amici voglio portarvi a conoscere Iron e Marilyn, questi due cagnolotti stupendi, guardate che meraviglia che sono i protagonisti dell'adozione live di oggi, il momento che so che anche voi come me adorate. Conosciamo intanto la storia di Iron e Marilyn dai nostri bravi volontari della Leida. Livio, qual è la loro storia? Beh, Iron e Marilyn sono due fratelli di 6 mesi che sono stati abbandonati in campagna in Sicilia. Poi una volontaria della Leida li ha trovati e portati ancora minore, dove vivo io. E quindi ora hanno trovato una meravigliosa famiglia. Giulia, come l'avete selezionata? Diciamo che l'adozione è stata particolare in quanto è stata una doppia adozione. Daniela ha chiesto a suo fratello Marco di accompagnarla in canile per adottare un cucciolo, senza però avere l'intenzione Marco di adottare effettivamente anche lui un cucciolo. Solo che quando sono arrivati c'è stato un colpo di fulmine, un amore a prima vista tra Marilyn e Marco e Iron e Daniela. Per cui ora, dopo un percorso di conoscenza, oggi finalmente consegneremo Iron e Marilyn alla loro famiglia. Tra poco quindi arriveremo a questo momento che sarà, Giulia, davvero commovente. Intanto però guardiamo questo meraviglioso servizio dedicato ai volontari di tutta Italia. Ciao, sono Romina. Elpidio, Guido. Io faccio il volontario perché la passione è fin da piccolo. Dar loro una mano aiuta anche la mia persona. Il mio cantante preferito è Vasco Rossi. Oh yes! Basta? Cioè io sono stata come una campana. Il mio cibo preferito sono i ravioli fatti con la ricotta. Il cibo preferito di Bimba è tutto. Se io fossi un animale sarei un toro. Una farfalla. Per contribuire al benessere dei cani e dei gatti in cerca di una nuova famiglia che ospitate nella vostra struttura, abbiamo pensato di donarvi 240 kg di alimenti Monge. Io e noi ringraziamo Monge. Monge, la nostra felicità! Le donazioni sono fondamentalissime per poter dare un sostegno alle associazioni che in tutti i modi cercano di salvare più anime possibili. Io e noi siamo dalla parte degli animali. Sono dalla parte degli animali. Ciao ciao! Sono molto orgogliosa dei nostri meravigliosi volontari animalisti e io ne sono un esponente perché guardate amici che sin da quando ero una bimba mi sono occupata di questo e la mia prima associazione animalista l'ho fondata che avevo solo 13 anni. Poi negli anni ne ho guidate diverse e ora da più di 20 anni sono presidente fondatrice, come sapete, della Leida. E proprio per questo voglio dare nella nostra trasmissione voce a tutti voi, partendo dai volontari ora del Rifugio Valle Grande di Roma, che ci presentano Zucchero. Ciao, io sono Diana, sono una volontaria e ho qui con noi Zuccherino. Zucchero con le sorelle e la mamma purtroppo sono state abbandonate nelle campagne di Pomezia. La settimana scorsa ho fatto a seguito l'adozione della sorellina, l'ultima Spuma, e lui disperato, voleva uscire pure lui. E ha pianto tanto, l'ho dovuto calmare perché ha capito che era rimasto da solo. È in adozione, quindi noi vi aspettiamo numerosi. L'essenziale è provare a fare in modo di avere sempre qualcosa in cui credi, da inseguire, per non restare a piedi. Beh, è una dolcezza questo cucciolotto e poi pensate come potrà fare felici i vostri bimbi. Avete visto che musetto, che occhioni, io li riempirei tutti di baci questi cagnolini, so che lo farete anche voi e quindi non devo aspettare, devo darvi subito il numero per adottare il nostro meraviglioso Zucchero, ricordandovi che non è necessario avere un grandissimo giardino per portare a casa un cane della sua taglia, ma voi sentite che c'è qualche cagnolino che abbaia, ma nel nostro studio all'aria aperta è pieno di cani e quindi noi li lasciamo esprimere secondo la loro natura e io intanto vi do il numero di Valle Grande 348-6441-872 oppure come al solito potete scrivere a portami a casa chiocciola dalla parte degli animali.it. E ora amici passiamo da questo cucciolo bianco a due cuccioline, due ragazzine di 7 anni meravigliose che sono quelle che oggi mi rivolgono la domanda, lo spazio dedicato a tutti voi piccolini. Ascoltiamole.
Ciao Michela, io sono Diana. Ciao Michela, io sono Anna. Io e Diana volevamo farti una domanda. Perché Stella, ovunque noi andiamo, ci segue dappertutto come un cagnolino? Ciao ciao Michela, baci, grazie. Ciao ciao Michela, tanti baci, grazie. Beh, la vostra, ragazze, è una domanda molto molto pertinente. Sapete perché Stella vi segue così? Perché siete riuscite a instaurare con lei un rapporto di piena fiducia e quindi in voi lei vede il suo punto di riferimento, la sua guida, il suo affetto più caro, e questo è molto molto bello, e quindi io non posso che complimentarvi con voi. Ma del resto tutti noi che conviviamo con gli animali e li consideriamo membri delle nostre famiglie abbiamo con loro questo rapporto, e io devo dire ce l'ho anche col mio Lucky, anche se poi quando è nata Stella ha deciso di essere un po' più il suo cagnolino piuttosto che il mio, ma intanto chiamiamolo un pochino in versione cartoon. Forza Lucky! Ciao Michela, ti sono mancato, eh? Beh sì, insomma, ci siamo salutati giusto stamattina con la tua versione in carne ed ossa, ma dimmi un pochino, con quale animale ti sei confrontato oggi? Oggi vi parlerò dello scoiattolo. Lo scoiattolo, molto bene. Chip e Chop, li conoscete bimbi, no? Ascoltiamo. Non è difficile vedere uno scoiattolo, perché il suo habitat naturale sono i boschi e le foreste di conifere e latifoglie dell'Europa e dell'Asia settentrionale. Sono sicuro che anche i più piccoli tra voi ne avranno già visto almeno uno, magari proprio nel parchetto sotto casa. Basta alzare lo sguardo sui rami delle piante intorno a voi e sono certo che riuscirete a vederlo. Ecco come riconoscerlo. Lo scoiattolo ha un fisico minuto, delle deliziose orecchiette con un ciuffo di peli all'apice e una vistosa coda folta e lunga. Il colore della sua pelliccia varia dal rosso chiaro al nero e diventa bianco crema sulla pancia. È un animale onnivoro e si nutre di semi, frutti e gemme, ma è ghiotto soprattutto di nocciole, ghiande e noci. Mentre mangia, si aiuta con le sue zampette anteriori che trattengono il cibo. Come casa, si costruisce un nido nelle cavità dei tronchi degli alberi o fra i rami, oppure occupa rifugi abbandonati. D'inverno non va in letargo, ma trascorre lunghi periodi di sonno che alterna momenti di intensa attività alla ricerca di cibo. Miam! Lo scoiattolo rosso può vivere fino a 7 anni in natura, ma mediamente raggiunge i 2-4 anni. Michela, ma quanto è simpatico questo piccolo folletto dei boschi, non trovi? E pensa che siccome è molto sensibile a ogni vibrazione, è considerato il guardiano dei boschi. A te Michela! Grazie, grazie, grazie Lucky, sei diventato veramente molto bravo e ci insegni delle cose che sono interessanti, in particolar modo per i nostri piccoli telespettatori. E proprio parlando di telespettatori, io voglio dirvi che c'è stato chi ci ha scritto chiedendoci cosa prevede la legge in caso di incidente autostradale che coinvolga un animale, come ci si deve comportare. Risponde Maria Silvia D'Alessandro, l'avvocato di Leida. Dal 2010 è il codice della strada ad obbligare chiunque al soccorso dell'animale ferito in caso di incidente stradale. E questo obbligo non riguarda soltanto chi ha provocato l'incidente, ma chiunque ne risulti in qualche modo coinvolto. Ebbene, in tale circostanza la prima cosa da fare è contattare il servizio veterinario dell'ASL competente per territorio affinché intervenga tempestivamente. La spesa veterinaria in emergenza sarà a carico di chi ha chiamato i soccorsi, poiché il Servizio Sanitario Nazionale non rimborsa tale tipo di spesa. Tuttavia, attenzione, perché in caso di omissione di soccorso si rischia una sanzione amministrativa più alta rispetto alla spesa da sostenere per le cure veterinarie. In alcune circostanze poi è assai opportuno raccogliere degli elementi di prova, come ad esempio il numero di targa o anche delle testimonianze. Ciò potrebbe risultare indispensabile ai fini dell'identificazione di chi ha investito l'animale e, violando la legge, ha tirato dritto senza occuparsi del suo soccorso. E finalmente, amici, siamo arrivati all'adozione in diretta di Iron e Marilyn, quei due pelosoni deliziosi che abbiamo visto prima e che hanno una storia particolare. Li hanno adottati due fratelli, di cui ora guardiamo la scheda. Isn't she lovely?
Allora Daniela, tu avevi perso la tua cagnolina e mi hai raccontato che hai visto sui social Iron e ti sei innamorata di lui. Amore a prima vista. Appena ci siamo incontrati è scoppiata la scintilla. Mi è corso incontro e io da lì ho capito che lui doveva essere il mio cane. Tu quindi sei andata a vederlo nel rifugio e hai portato con te tuo fratello. Io inizialmente non avevo nessuna intenzione di prendere un amico a quattro zampe, solo che nel momento in cui siamo entrati al rifugio non ho saputo resistere alla gioia che mi ha trasmesso Marilyn. Ma è veramente meravigliosa, così come Iron. E quindi io, ragazzi, ora li faccio entrare subito, chiedo ai volontari di portarceli così che voi possiate finalmente abbracciarli e portarli a casa. Forza Livio, Giulia! Ehi! Eccoli! Ciao, guardate, amici, la felicità! E poi mi volete credere quando vi dico che allargare la vostra famiglia con un amico a quattro zampe, di un canile, di un rifugio italiano, è la cosa migliore che possiate fare per voi e per il vostro cuore. Guardate la gioia che questi nostri piccoli amici regalano e la felicità di questi ragazzi. È molto, molto belli i vostri cani, eh? Ma quanto felice sei! Tantissimo, è la cosa più bella che potesse mai capitarmi. E anche a voi due ha detto tanta fortuna, piccoli? È davvero un momento di grande felicità, è per questo che io adoro l'adozione live, perché dà veramente il senso della nostra bella trasmissione. Chi salva una vita salva il mondo. E quindi lasciamo Iron e Marilyn alle coccole dei loro nuovi proprietari, augurandogli buona vita, come sicuramente sarà. E andiamo insieme a vedere un servizio molto molto interessante. Il tartufo è una eccellenza della nostra enogastronomia, si trova nei boschi e credo che tutti voi lo conosciate, ma forse non sapete che c'è una razza di cani in particolare che è molto portato nello scovarlo, il lagotto romagnolo. Sono Paolo Alessandrini, presidente del Club Italiano Lagotto, che cura dal 1988 la selezione e la tutela del lagotto romagnolo. Sono qui con Conte, ha 14 mesi. Negli ultimi anni c'è stato un grande apprezzamento di questa razza. Una razza molto antica, erano cani d'acqua, pelo a riccio molto stretto, con un sottopelo molto folto, di conseguenza è quasi idrorepellente. Ha un carattere tale che gli consente di affrontare quello che gli viene richiesto, in particolare la ricerca del tartufo, in un modo assolutamente naturale, gioioso, e si diverte. Una cosa molto importante è la capacità che ha il lagotto di modulare il proprio atteggiamento mediando tra l'olfatto e le proprie capacità. Il lagotto è un cane che parla con la coda, non ha mai la coda ferma, la usa per segnalare, ci dice se il tartufo c'è, se è solo un qualche cosa di probabile, si capisce perfettamente cosa ci vuole dire. Siamo due complici, siamo assolutamente due complici, ed è bello vedere questa complicità come si esprime. La soddisfazione è vedere quanto gli piaccia e quanto si diverte e quanto si impegni per fare una cosa che alla fine per lui è solo un gioco. E ora, amici, insieme a questa bimba meravigliosa che mi dà tutti i bacini, e io, scusate se mi distraggo, ma sono sicura che vi distrarreste anche voi se l'aveste in braccio, vi porto a Marano per conoscere un micino speciale, Luigino. Lui è Luigino, ha 5 anni, viveva insieme a una signora in una bella villa con giardino. Era libero di entrare e uscire sia nel giardino ma anche in casa. La signora poi ha dovuto vendere la casa, ha lasciato lì i gatti, ma purtroppo i nuovi proprietari hanno iniziato a maltrattarli. I vicini quindi si sono accorti di questa situazione e hanno deciso di chiamarci. Luigino era praticamente pelle e ossa, ad oggi lo vediamo che si è ripreso, è molto socievole e docile, quindi può stare anche con bambini. Se avete spazio per un altro gatto, contattateci, noi siamo qui. Siamo soltanto bagagli.
sogni, viaggiamo in ordini sparsi. Se solamente Dio inventasse delle nuove parole, potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantartele qui. Certo che ascoltiamo storie dalla voce dei nostri volontari che ci lasciano sempre senza parole, ma come si fa? Io non riesco a capire il motivo per cui ci sia tanta cattiveria nei confronti degli animali. Meno male che ci sono però persone meravigliose come tutti voi che guardate il nostro programma, che li amano e che li difendono e che daranno una casa a Luigino, perché poverino, ma ne avrà ben diritto, amici. Poi un micio è un compagno di vita delizioso, non è vero piccolina? Quindi prendete subito nota del numero di telefono di Marano, il 324-8631-645, oppure scrivete a portami a casa chiocciola dalla parte degli animali.it. Qualcuno porterà a casa Luigino e qualcun amore porterà a casa anche te. L'amore che gli animali sanno darci è davvero grande e infinito, ed è grande e infinito anche quello che noi diamo a loro, non ci credete? L'Isola delle Zampette Solidali è un progetto che prevede l'aiuto alle associazioni canili e gattili del territorio, dove noi doniamo cibo in eccedenza per evitare lo spreco alimentare. Da giugno abbiamo iniziato una collaborazione con l'EIDA, dove i volontari settimanalmente vengono a ritirare i prodotti che noi gli prepariamo. L'ultima volta che abbiamo fatto la consegna sono stati veramente contentissimi i cani e i gatti. Da quando è iniziata questa collaborazione abbiamo già donato 55.000 pasti. La gioia che ti dà un animale lo puoi capire facendo anche tanto volontariato, aiutandoli. Col periodo Covid. Purtroppo la situazione oggi è molto pesante. Loro hanno sempre bisogno di mangiare. La Leida, con il progetto L'Isola e le Zampette Solidali, ancora tutt'oggi fa tantissimo per i piccolini, sia cani che gatti, in tutto il territorio. Isola dei Tesori ha deciso di donare un po' di pappe per i vostri piccolini. Questo per noi è tantissimo. E noi siamo un'associazione che non è che ci aiutano tanti, volontari, perché loro mangiano sempre, hanno bisogno del nostro amore e hanno bisogno delle vostre pappe che voi donate. Molto bene, e ora amici guardiamo insieme Lucky, il suo TG e tante altre storie meravigliose. Buongiorno a tutti! Iniziamo subito con le notizie dal mondo. Il ministro del turismo egiziano annuncia che vieterà le escursioni a dorso di cammello e a cavallo nei principali siti archeologici del paese, incluse le piramidi di Giza. Era ora! Il ritorno dei cani alla Casa Bianca. Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, riporterà i cani alla Casa Bianca dopo 4 anni di assenza. Quasi tutti i predecessori ne hanno avuto uno, ma non Trump. È tutto, a te Lucky! E adesso è il momento dei vostri video! Kiko, ti sei organizzato con tantissimi giochi per questo periodo di lockdown. Bravo, così non ti annoi! Ma quanta dolcezza mamma Stellina con i suoi piccoli cucciolotti! Ombra, che fortuna passare la quarantena facendo bagnetti nel fiume! Mandateci anche voi i vostri video! Scrivetemi a lucky@dallapartedegliani.it e poi seguiteci sulle nostre pagine social, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube! E ora, spazio a un'associazione che aiuta gli animali! Scopriamole insieme! Zampedoro è una piccola associazione, ma animata da tanta tanta passione e tanta voglia di restituire a questi cagnoloni che hanno già vissuto abbandono, situazioni difficili, situazioni a rischio, una seconda chance di vita. I nostri volontari si danno da fare ogni giorno per regalare degli attimi di felicità a questi cagnoloni. Se volete conoscerci, noi saremo ben lieti di accogliervi e di raccontarvi un po' della nostra storia e dei nostri cagnoloni. Vi ricordo che Dalla Parte degli Animali è anche alla radio, su R101, le anticipazioni sulla prossima puntata. Michela, tocca di nuovo a te!
Grazie, Lucky, sei bravissimo, quindi vai pure a casa a farti coccolare da Stella, che tra poco arriverò anch'io, ma parliamo a bassa voce perché la mia cagnolina si sta addormentando, vi prego. Fate un primo piano di questi occhietti, di questo musetto. Ma non è una meraviglia, è una bimba. E sono sicura che non farà fatica a trovare una nuova casa. Ma mentre lei dormicchia, io vi chiedo di venire con me a Novi Ligure per conoscere Menta, la nostra adozione del cuore. Andiamo. Lei è Menta, una cagnolina di circa 7 anni. Purtroppo la famiglia l'aveva dapprima abituata alla casa e poi gradatamente è stata accantonata ed è stata mandata fuori, probabilmente anche a catena. Appena è arrivata in canile le è stata diagnosticata una malattia da stress, ha faticato un pochino a socializzare e ha risposto molto bene alle cure. Siccome Menta è una cagnolina particolarmente sensibile, se venite ad adottarla dovete prometterle amore per sempre. Amici, pensate davvero come le nostre azioni e i nostri errori possano avere conseguenze negative sui piccoli amici con i quali viviamo? Ascoltando la storia di Menta ne abbiamo un ultimo, ulteriore esempio. Le ansie da depressione, da abbandono, piuttosto che da noncuranza da parte del proprietario di un cane, possono dare conseguenze gravissime. Menta è riuscita con l'aiuto e l'amore dei volontari a riprendersi, ma certamente è stato difficile ed è per questo che giustamente la volontaria dice che ha bisogno di una nuova famiglia che le giuri amore per sempre, perché il suo equilibrio comunque non possa essere di nuovo minato. Io penso che sia deliziosa, ma avete visto che musetto, con quel pelo grigino. È una cagnolona che ha sofferto e che quindi saprà ricompensarvi con tanto tanto amore. Chiamate subito per adottarla a Novi Ligure al 333-1078-853. Oppure, come al solito, potete scrivere a portami a casa @dallapartedegliaanimali.it e vedrete che sarete molto felici di questa vostra scelta e mi manderete anche voi fra un po' le foto di Menta che dorme felice sul vostro divano. E intanto che voi prendete il telefono e procedete con l'adozione di Menta, io chiedo alla nostra brava nutrizionista Elena Pagani di darci qualche nuovo suggerimento. Eccoci qui con Ambrogio, un cucciolo che è in una fase molto delicata della sua vita in quanto sta per diventare adulto. I cuccioli possono diventare adulti a diverse età, dipende dalla taglia e dalla razza. Nel caso di un West Highland White Terrier come Ambrogio è possibile che il passaggio dall'alimento del cucciolo all'alimento adulto debba avvenire entro i 12 mesi. Avessimo invece un alano, a quel punto dovremmo attendere fino ai 3 anni. Terminata quindi quella che è la fase di accrescimento, è necessario inserire il nuovo alimento per cani adulti in modo graduale e progressivo, in almeno una settimana. Come effettuarlo? Il primo e il secondo giorno si va ad aggiungere il 25% del nuovo prodotto, il terzo e il quarto giorno il 50%, il quinto e il sesto giorno il 75% e infine al settimo arriviamo al 100%. E ora restate con noi, subito dopo la pubblicità procederemo con la loro adozione, quella di questa bimba e dei suoi fratellini. Rimanete con noi.
Eccoci di nuovo insieme, amici, ed è venuto finalmente il momento di dare una casa a questi tre bellissimi bimbi. E tu mi stai dando i bacini perché sai che io sto facendo una cosa buona buona per te. Quindi guarda, chiediamo subito a Florinda, la brava volontaria della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, la Leida, che vi ha salvati, di raccontarci la vostra storia. Loro sono stati trovati all'interno di una scatola di cartone, quindi la prima cosa che hanno visto è stata proprio la scatola. Hanno pianto così tanto che i volontari della Leida li hanno sentiti e li hanno portati a riparo. Ma piccolini, ma come si fa a abbandonare dei cagnini così? Io vorrei ricordare comunque a tutti che l'abbandono non è solo un gesto ignobile e vigliacco da censurare in ogni modo, ma è anche un reato punibile con il carcere fino ad un anno. E questi Florinda saranno cagnolini meravigliosi di piccola taglia, sono piccola media taglia, sì. Hanno un carattere molto dolce. Sono dolcissimi, hanno giocato con noi tutto il giorno, sono socievoli e si vogliono così tanto bene che è quasi un peccato separarli, sinceramente. Eh beh, l'ideale sarebbe fare un'adozione di coppia o di tutti e tre, ma chissà mai, i nostri telespettatori hanno un cuore così grande, amano così tanto gli animali che chissà, forse realizzeranno anche questo miracolo. Quindi Florinda, diamo subito il numero di telefono per adottare Spillo e i suoi due fratellini, che sono due maschi e una femmina in totale. Sì, il numero è 347-0593-922. Amici, direi che non vi è nulla di meglio degli occhioni dolci di questo meraviglioso cucciolino e dei suoi bacini per salutarci, per lasciarvi negli occhi, sì amore, grazie, per lasciarvi negli occhi le immagini più dolci che potreste avere e per darci appuntamento ad una nuova puntata, sempre con Dalla parte degli animali.